Wahey Kuj, ben ritrovati nel vostro Enderlink 91 su Yo-Kai Watch 3. Il titolo parla chiaro, oggi c'è da fare l'ultima missione di Deadpool e sarà secondo me la missione più interessante di questo eroe. Non è che le altre due fossero delle vere e proprie missioni? Voglio dire, reclutarlo e poi andare solo lì nella grotta del Lamentoso per cercare un frutto proibito? Insomma, sì, magari sono due missioncine da fare insieme e le ho fatte separate perché non lo sapevo. Poi quando ho visto Deadpool lì ho detto ma... forse era meglio se lo facevo insieme all'altra missione, ma l'ho fatta oggi. Insomma, vabbè, andiamo avanti. Ormai quello che è fatto, eccola qua. I Love Superheroines, un incarico da parte di un supereroe leggendario. Riguarda una selezione per trovare un nuovo eroe yokai. Questa può essere fatta indipendentemente da quando voi fate le altre due missioni, ovvero Grotta del Lamentoso e reclutarlo. Potete farla. Penso una volta attivata la piramide del continente Perdu, non ne sono sicuro, ma dovrebbe comparire comunque sia una volta che avete progredito nel continente Perdu, quello è sicuro. Quindi attiviamola. Eccolo qui che compare. Ehi, come butta? Oh, salve signor... ci siamo già incontrati, non è vero? Che? Questa canaglia è il lupo solitario degli eroi yokai. Certo, il mio nome è Deadpool, non dimenticartelo, capito? Ti stavo solo prendendo in giro. Non è vero mai. Beh, benvenuto all'agenzia Conan, investigatori del mistero, culetto. Ma cosa? No, 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 culetto, no. Allora, dimmi qualcosa in più sul tuo incarico. Dunque, in Cantella sto organizzando un test attitudinale da eroi qui a Baldoro. Stiamo parlando di Incantella, la leader degli incaedibili? Esatto, questa potrebbe essere la mia grande occasione di unirmi al suo team. Capisco, fammi indovinare, vuoi che ti aiutiamo a superare il test? Che i test attitudinali da eroi non sono proprio il nostro forte, ma... beh, in realtà... non so neanche dove si terrà il test. Cominciamo proprio male. In effetti... sono sicuro che troverò qualcosa su Kainet, don't worry. Grazie Sapione, un'ottima idea. Vediamo un po'. Esame di selezione di eroi. Allora, qualcuno sa dove trovarlo per caso? Penso di saperlo io. E dove? Nell'oceano. Ah, ho capito! So dov'è, sapete perché? Ho capito dov'è. Girando a San Fantastico ho visto che c'è una piattaforma con Charla Terrore. Nell'oceano, c'è solo questo di oceano, Yo-Kai Watch, che dove puoi andare ad esplorare. Quindi è per forza quello. Se poi non è quello, non so dove andare. Beh, proviamoci. Ma che caspita, ha detto soltanto che è nell'oceano. Tipico di Nevina. Ma le cose si fanno interessanti, adoro i misteri. Già. Ma cosa? Sconigliati, mi sembra il momento di festeggiare. Non stavano festeggiando. Erano solo contenti che fosse un mistero. Uno è un esploratore. L'altra è una partita dei detective. Insomma, indossate il vostro pigiamino con le ancore e esploreremo l'oceano. Ma dobbiamo finire per pranzo, quindi diamoci una mossa. Per pranzo? Beh, sono solo le 10 del mattino. L'oceano non è un tantinello vago come area di ricerca? No. È l'unico riferimento che abbiamo nell'intero universo. Non vi preoccupate, riusciremo a trovare il luogo del test. Va bene, lascio fare a te allora. Beh, dovrebbe essere quello. Cerca un ring in alto mare. Più facile di così ora non so proprio come ce la possa mettere. Andiamo qui. Dobbiamo prendere l'aereo e andare sul ring. Dice che poi si chiama ring, ma in realtà è un quadrato. Ve la avvicino in post-produzione così vedete meglio. Però intendevo sotto lo schermo inferiore, è inutile avvicinarlo. Bene, prendiamo l'elicottero. Il vomicottero, che bel nome. Le caramelle potrei prenderle, ma no. Cioè, ci metterei sicuramente meno tempo. Tipo, risparmierei 5 secondi, forse? Della mia patetica esistenza. Ma non c'è Charlo Terrore qui?
Io volandoci ho visto Chakra Terrore. Forse perché attivando questa missione c'è Incantella. Salve! Ecco la mia dolce, dolcissima Incantella. Ah, sei ancora in giro? Che parole violente. Come puoi essere così crudele in cantina? Da culetto, in cantina, oh, ma che è sti nomi? Troppo brutti in italiano. Siamo in alto mare, Incantella è qui. Il che significa che non siamo in alto mare, il test si terrà qui. Non ci credo, è bastato quell'unico indizio per trovare il posto giusto. Allora, cosa ci fai tu qui? Giusto, sono qui per sottopormi al test attitudinale da eroe. Troppo tardi, il termine è scaduto, ormai. Cosa? Oh, povero culetto. Ehi, ciao. Voi siete quelli che hanno lottato per liberare il New York High City. Esatto, siamo noi. È stato anche merito di Andrea, soprattutto merito di Andrea. Siamo un'ottima squadra. Avete dato del filo da torcere a Papa Padrino, eh? Bene, Deadpool. Incantella. Se riuscirei a battere questi due, potrei cambiare idea su di te. Davvero? Lo farò. Tutto pur di far parte della squadra di Incantella. Kunuyaru, questa è la mia occasione. Perdonami, amica mia. Srimasen. Fatti sotto, culetto. Se solo ci fosse stata qualche linea di dialogo in più, culetto sarebbe potuto diventare un meme nazionale. Se Deadpool ti batte, potresti fargli fare test attitudinale per eroi. Te la senti di affrontare Deadpool? Ma certo. Ok, cominciamo. Mettetevi entrambi laggiù. Grazie. Bene, voglio uno scontro leale. Fammi vedere che sai fare. Ehi, fammi vincere. Preparati a peggio, non preoccuparti. Bene, io direi che sarebbe piuttosto facile, no? Ma tanto per curiosità, io sono molto curioso. Ok, non possiamo reclutarlo così. No, perché non si sa mai, magari si dimenticano di fare una piccola cosa e non mettono che non si può dare cibo a Deadpool e lo reclutiamo. Però dopo alla fine sprecheresti solo del cibo. Quindi, perché comunque sia, non è possibile reclutarlo tramite questo metodo. È un po' complicata da spiegare. Io non riuscirò mai a spiegare una cosa in termini semplici. Mi dispiace. Chiedo scusa. Iniziamo? Vai. Voglio vedere quanto fai male. Non va bene. Incanto cos'è? Si lascia andare. Potrebbe attaccare gli alleati. E invece no, guarda un po'. Ah, subito curato. Deadpool. Beh, insomma, i danni non ne fa molti, anche se penso che alta tensione sia un attacco spirituale sicuramente, e quindi non fa molti danni. Stavo pensando. No, non avrebbe senso. No, stavo per dire, perché non ci ha fatto reclutare Alpina come yokai per il suo sigillo? Poi mi sono reso conto che Alpina sta solo in tempura. E quindi ho lasciato perdere il discorso. Però ve l'ho detto perché mi serviva qualcosa da dire mentre sconfiggevo Deadpool con la pistola. Un po' troppo semplice. Ed è il livello 77. Voglio dire, io sono al 99. Ma non è tanto, eh. Hai vinto! Perché? Perdonami, culetto. Per diventare un vero eroe, ok, ha bisogno di essere molto più potente. Ah, è arrivato Fata Azzurrina. Non posso crederci, no! Non perdiamo tempo con questo buono a nulla. Si dia inizio al test. Che si facciano avanti tutti i partecipanti. Ma non avevi detto... Chi ho visto? È la mia occasione, non posso essere bocciato. Whisper, sei tra i partecipanti? Eh? Mi sono appena reso conto di aver lasciato la pasta sul fuoco. Aspetta, è il nostro incarico. Lascialo perdere, non è pronto. Tu invece sembri davvero forte. Sono piacevolmente sorpresa. Perché non affrettate voi il test invece che quello smidollato? Noi? Intendi dire che potremmo essere la prossima generazione di eroi yokai? OMG, geniale, ci stiamo! Fatemi sapere quando siete pronti. C'è il mio secondo yokai preferito, c'era Darknian. Darknian è basato su Batman. E Batcoma è basato su Batman.
Giapponesi, spiegatevi. Vuoi sostenere il test attitudinale per eroi? Attitudinale, devi dirla lentamente questa parola. Per prima cosa dobbiamo trovarvi un avversario idoneo. Sarò io il vostro avversario. Ottimo, buona fortuna, fate le scelte giuste. Beh, non si può dire che non assomigli a un eroe. Kamen Rider. Ha la maschera, il mantello, tutto in regola. Ma non potrà nulla contro di me, sono io l'eroina protagonista di questa storia. Scorigliata, non abbiamo nemmeno cominciato a combattere. Spegni i razzi. State in guardia. Mi è uscita male, non lo so perché. Povero eroe. Lui non è che è povero, lui è ricco, lui parte ricco. Ma siccome lancia sempre le monete, alla fine diventa povero. Guarda, ti lascerei Carnino, ma aspetta, ora posso reclutarli questi? No, come lo prendo Darkidan allora? Devo trovare un modo per prendere... Oh, scusatemi. Cos'era quello? Gli Emma sono deboli al vento? La tribù Emma è debole a una piccola folata di vento? Tutto ciò è molto sbagliato. No, no, voglio proprio godermela sta lotta. Non attacco con nessuna... No, però fammi cambiare a sto punto. Eccolo, giudizio divino. Cavoli però. Allora povero eroe è forte. Povero il cavolo, povero. Cavolo, devo cambiare yokai. Mi sono ricordato ora che dovevo cambiare yokai. Così impari. Oh, ero sicuro che questa sarebbe stata la volta giusta. Chi altri vuole vedersela con me? Non farti prendere troppo dall'entusiasmo, ok? E il prossimo scontro sarà con Darknian e Kumandi. Buona fortuna, fate le scelte giuste. Darknian, Batman e Alfred. Un'imbragnata del genere non potrà Ah, però devo fare la voce giusta con lui. Come posso fare la voce di Darknian? Perché lui è Batman, no? Quindi deve avere la voce molto profonda. Un imbragnato del genere non potrà sconfiggermi. Pronto a combattere quando vuole. In questo episodio dovrò affrontare un duo malvagio. Geniale! Non posso deludere il mio pubblico, ce la metterò davvero tutta. Oddio, malvagio. È un antieroe, ma malvagio? Alfred! Alfred, dov'è la Batmobile? Non è la Batmobile qui, imbranato, sveglia. È colpa di Joker, lo sai anche tu. Facciamo così per stavolta, dai. Ma non ho recuperato nulla! Ma mi pozza pia... Accidenti! In guardia stai, eh. Kumandi! Kumandi! Ciao, Kumandi! Benvenuto in famiglia, Kumandi. Perfetto. Purifichiamo. E dove... Ehi, dove vai? Senza guardare, eh. Che pro. Basta, ho deciso. Basta, basta. Vai, vai con la pistola, vai con la pistola. Non posso perdere tempo con lui. Darknian o Kumandi? Kumandi perché comunque sia ricarica Darknian. Alto? Oh mio Dio, allora. Quanti danni! Ah, di poco, ragazzi! È grave la cosa, è molto grave. Da pronti? Ecco, grazie. Dai, con ste catene voi. Buono! Buono davvero. Joker! È colpa del Joker.
I'm Batman. Niente male. Questa forza è davvero impressionante, devo ammetterlo. Bene, voi siete i prossimi. Eccolo! Batcoma, Super Nyan e Whisper. Sento il potere! Sì? Chi dovrebbe rappresentare Whisper? Sarebbe stato più bello vedere un Darkseid qui a combattere, no Whisper? Beh, attenzione, questa non sembra solita Whisper, cuscinetto morbido. In effetti, sembra diverso. Che succede? Ecco anche lui. Preparati alle mille giravolte di giustizia. Fatti sotto. Per l'esatto, per l'appunto. Cominciamo a lottare, Luna, let's go! Va bene. Ragazzi, io però devo recuperare un po' di punti. Se permettete, prima di iniziare la lotta, ricarico Emma all'antaico. Eccolo qua. Batcoma. Whisper dovrebbe fungere da curatore, se non sbaglio. Oltre che da incantatore. Certo però che affrontare due Batman in una volta sola. I'm Batman. Ogni tanto devi dire I'm Batman, perché Batman lo ripete sempre, quindi penso sia giusto ripeterlo una volta ogni tanto. Ma non ce la facciamo a mandarlo giù con... Oh, fermi. Dai, giudizio divino. Ah, niente, troppo forte. Dai, tu con sto incanto. Che tra poi, tra l'altro, Batman, essendo il mio supereroe preferito, mi dispiace un po' sconfiggerlo. Ed infatti andiamo da Superman, che Superman, secondo me, è OP. Cioè, è un eroe come Shazam. Sono due troppo OP. La DC praticamente ha messo Shazam e Superman sullo stesso piano, in base a potenza e resistenza, quindi... No. No, DC Comic, no. Proprio non potevano fare cosa più sbagliata. E poi tra l'altro, non Shazam perché hai visto il film? No, perché c'è nei fumetti Shazam e Superman che si scontrano alla pari. Ah, cavoli, non posso muovere... No! Sapete qual è il fatto? Che avevo premuto sulla pistola, mi ha fatto anche il suono, ma poi ha attaccato prima lui che io, prima che io invece io con la pistola. Ha attaccato prima lui. Wow. Allora sono davvero forti. Sapete chi dovevo mettere? John Pin. Non è un problema, ce l'ho a livello 70 e mi basterà comprare qualche sfera. Potevo semplicemente vendere qualche bambola d'oro e fare un sacco di soldi e comprare le sfere. E posso farlo per allenare John Pin. Però se lo mettevo qua, 50.000 punti come nulla. Preparatevi a dire addio a Dolce Whisper che conoscete. Non riesco. Riesco a sentirlo. È il momento giusto. Giusto. Origenio, cosa hai fatto a questi yokai? Queste anime sventurate sono come marionette per me. Non sono altro che esseri deboli e patetici. Nuvola azzurra, esegui il tuo corpo. Dammelo, o questi yokai saranno miei. Non farò nuvola azzurra, è una trappola. Nel nome della giustizia devo salvare quegli yokai. Ma quindi praticamente Origenio è la forma su steroidi di Whisper. Cavoli, che figata. Anche se... con il mio corpo l'oscurità diventerà più potente che mai. Mi dispiace, ma toccherà a voi sconfiggermi prima che possa succedere. E cosa? Si dia inizio allo scambio. Sdoppiamento! Cos'è, il Dragon Ball? Che sta succedendo, Nia? Per mille giravolte. Andiamocene. I'm Batman. Fa tutto quanto parte del piano. Che potere immenso! Ammirate il vero potere! Non più della giustizia, ma dell'oscurità!
non è possibile. Taci, donna. Interessante. Non c'è più modo di fermarmi. È troppo tardi. Si mette male. Scappate. Chi è, oh? Deadpool? Basta così. Yuhu. Ma che... Guarda chi c'è. Charla Terrore. Ah no, Deadpool, ecco. Infatti sembra troppo strano. Ti salverò io in cantella. E salverò anche te, quattro occhi. Quattro occhi, smetti di prendere in giro Sapion. Parla di te, scognigliata. Un po' troppo. Aia, il ginocchio. Ah, sta bene. Ehi, fantasmino. Sapevo che ti avrei trovato qui. Non capisco perché ti piace così tanto la fata azzurrina. Ma adesso basta. Ora che non è più qui a fare l'eroe, tocca a me risolvere la situazione. Quindi, bando alle ciance. Lasciate che vi presenti il mio team di supereroi, gli Scandalosi. Scanda che? Ehi, non mi avevi parlato di team. Non importa. Ciò che importa è che siamo qui per porre fine ai tuoi piani, fantasmino. Provateci pure. Con loro? Wow. Ma non posso neanche usare il blaster. Debole all'elettricità. Deadpool, attaccalo. Con l'elettricità. Ruba rotolini California. Aumentiamoci la potenza intanto per cominciare. È incantato, grande. Victorion. Lei che fa? E dai. Freddo sberla. Ah! Colpisce indipendentemente dalla posizione? È bello che colpisca indipendentemente dalla posizione. Bene. Fermati. È un po' difficile effettivamente muoversi con lui. Perché lui si sposta non appena tu fai l'attacco, no? È morto, ok. Beh, in effetti il modo ci sarebbe. Aspettare che ti ricarichi il tempo di movimento. Lo attacchi e lui si sposta, ti sposti anche tu e carichi l'energia. Ma così sarebbe molto più facile così, in effetti. Però, vabbè, andata anche così è andata. Secondo me fa parte dell'addestramento. Ah, com'è possibile? Non è possibile, infatti. Nuvola azzurra, stai bene? Pugno! Sto bene, ma... Sei riuscito a sconfiggermi nonostante fossi rafforzato dal potere dell'oscurità. Prenderti a botte è stato un piacere, questo è certo. Come? Da quanto non combattevo? Ma è bello fare un po' di riscaldamento ogni tanto. Se lo dice la donna delle nevi. Facci sapere se avrai ancora bisogno di aiuto. Wow! Nevina! Buona fortuna là fuori! Fubuki-chan! Vorrei nominare Nevina? Ma vediamo un po' i soprannomi. Gelotina. Perché Tina? Nivaleri? Nivaleri? Lisetta? Freddina. Senti Freddino? E anche... la sorgente qua già ce l'abbiamo, quindi no. Ottimo. Nevina è mia amica. Oh, è geniale. One per te. Incantella. Beh, incantella, non dice niente. Ho salvato tutti. Questo vuol dire che sono in debito con te. E il modo in cui ti sei battuto con Origenio è stato impressionante. Dici davvero? Quindi vuol dire che... Sono d'accordo con Incantella. Con il tuo coraggio meriti di far parte della mia squadra di eroi. Cosa? Aspetta un momento. Chi vorrebbe far parte della squadra di... No,
Non fare il timidore, so che hai sempre voluto far parte della mia squadra. No! Geniale! Ora Culetto fa parte di un team di supereroi. Incarico completato. Che imbarazzo, che vergogna! Portatemi via! I love superheroes. Il problema è che Deadpool... Forse Nuvola Azzurra ha un debole per te. In fondo l'amore non si comanda. Non decidiamo noi di chi innamorarci. Beh, in realtà sì, però... Però anche no. Come? Vuoi sapere perché non l'ho messo nel tuo team? Non dire sciocchezze. Non posso fare nulla per aiutare Deadpool. Cosa? Principessina di nota. Gli scandali. I scandalosi fa schifo come noi per il team. Ok, tu potresti tornarmi utile, ma no. Ehi, volevo essere del team di Incantella. No. Mi occupo io di Deadpool. Lo renderò un vero eroe. Ma quindi finisce così? Cioè, ci ritroviamo così? No. Super Comedy Heroes. Ok. Super Comedy, probabilmente sarà una specie di stand-up comedy. Va bene, Cugi, allora, nel prossimo episodio non faremo questa quest di Deadpool, ma farò la missione contro Nerorco. Cioè, la missione. L'ho trovato girando per caso, praticamente io sto registrando questo episodio insieme all'altro di Deadpool e ho già incontrato anche Nerorco, il video uscirà sabato, mentre lunedì prossimo faremo l'ultima, penso che sia l'ultima, missione di Deadpool. Quindi sono 4 missioni, wow! Bene Cugi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch 3. Ovviamente domani in Azuma Eleven Go Galaxy, martedì, giovedì e sabato c'è sempre in Azuma Eleven Go Galaxy, fino a che non finisco Yo-Kai Watch 3. Io come sempre vi ricordo inoltre che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!